Buongiorno a tutti, sono Stefania Calcagno, da sempre mi occupo di information technology, di sicurezza e di reti e oggi mi presento come capolista nella circoscrizione Isole, nella circoscrizione Nord-Ovest, Nord-Est e Sud per il Partito Pirata. Il Partito Pirata nasce nel 2006 in Svezia e in pochi anni ha conquistato parecchie nazioni nel Nord Europa, dalla Slovacchia alla Germania, dalla Svezia all'Islanda. Oggi ci presentiamo anche in Italia. Ci presentiamo con un programma che abbiamo sottoscritto e condiviso con 13 partiti pirata di 13 nazioni diverse. E quando mi è stato chiesto di presentarmi, io ho accettato con grande entusiasmo questa candidatura, perché il legislatore oggi non è in grado di seguire la velocità della tecnologia. Non hanno le competenze i politici attuali per riuscire a dare delle risposte immediate che vadano alla velocità della rete. In 20 anni è successo di tutto, nei prossimi 20 anni succederà ancora di più. Io porterò avanti tutto il programma del Partito Pirata e in special modo mi metterò a disposizione della collettività per le aree che mi sono più care: l'ecologia, la trasparenza, la privacy, la difesa dei diritti dei disabili. Vorrei che le istituzioni regolassero i fenomeni di invasione della privacy in modo molto più incisivo rispetto a come avviene oggi. I miei dati sono miei, sono e siamo contro la sorveglianza. Vorrei che non esistesse il copyright a vita, vorrei che non esistesse un brevetto ventennale su un farmaco salvavita. Certo che l'ingegno deve essere riconosciuto, ma non a discapito della collettività, non a discapito della conoscenza. Se sei nato nella parte sbagliata del mondo e vuoi studiare fisica quantistica, devi poterlo fare. Vorrei che la rete resti come l'abbiamo pensata, che sia libera e senza censura. Invece le direttive emanate dal Consiglio europeo quest'anno vanno in una strada opposta, diametralmente opposta. La legge che è stata approvata porterà alla censura o quantomeno aiuterà alla discriminazione sui contenuti, o perché sei di una nazione, in un posto, in un luogo o in un altro luogo, o perché appartieni a un ceto sociale o a un altro. Il messaggio, questo contenuto non è disponibile nella nazione, nella tua nazione, non dovrebbe avere diritto di cittadinanza in un'Unione Europea che vuole essere unita e coesa. Vorrei che l'Eurokey fosse per tutti, fosse presente in tutti gli stati. L'Eurokey è un servizio per i disabili, soprattutto i disabili invisibili, ma in generale per tutti i disabili, che oggi viene gestito in Austria, in Svizzera, in Germania e in Repubblica Ceca da associazioni di volontariato che si finanziano privatamente. Io invece vorrei che fosse l'Europa che pubblicamente portasse questo servizio per tutti e soprattutto a spese della collettività, non a finanziamenti privati che un giorno ci sono e un giorno potrebbero non esserci. Se vorrete approfondire tutte queste tematiche, potete consultare il mio sito www.stefaniacalcagno.eu oppure il sito del Partito Pirata www.partito-pirata.it. Se vorrete dare uno scossone alla vecchia politica, il 26 maggio pensate pirata.